gara difficile contro una squadra forte, naturalmente alla prima di campionato quando ancora i veri valori non sono stati messi in campo. Un primo tempo molto tattico, molto equilibrato, dove ci siamo affrontati da squadre che magari si conoscono poco, un po' di predominio sul palleggio loro, che cercavamo proprio per magari colpirli in ripartenza, invece hanno fatto gol loro su un traversone, su una palla messa in mezzo, poi siamo stati bravi a pareggiarla subito su calci piazzati. Era una partita che sapevamo che poteva e sicuramente sarebbe stata risolta su episodi, quindi quando le partite sono in equilibrio è fondamentale lavorare sulle palline attive. Siamo stati bravi a fare gol su quella. Nel secondo tempo siamo entrati meglio in campo, abbiamo tenuto bene il gioco, loro naturalmente si sono sbilanciati un pochettino per cercare di venire su, hanno creato poco, forse più il primo tempo. Nel secondo tempo noi abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio in molte ripartenze, poi abbiamo colpito su un altro calcio piazzato e poi siamo stati bravi, siamo stati squadra esperta nel gestire il risultato fino alla fine, senza rischiare praticamente nulla. Ma le partite sono tutte importanti e è normale, è da ipocriti dire che non è un risultato che ci fa piacere, perché comunque il Corato è una squadra costruita per vincere, così come la nostra, così come il Casarano e altre, però è pur vero che l'esperienza ci dice che le prime 4-5 partite sono ancora di rodaggio. Partire con 3 punti, con uno scontro diretto fuori casa vinto, è sicuramente ci dà sicuramente tantissimo morale per il prosieguo. Adesso abbiamo subito la Coppa e abbiamo un obiettivo da centrare giovedì passando il turno, e quindi siamo entusiasti e felici di questa vittoria, ma da domani già pensiamo ad altro, perché ci sono ancora altre 29 battaglie da combattere, come ripeto, è molto presto ancora.